Bentrovati a nuovo appuntamento con il Domenicale. Oggi celebriamo la solennità di Cristo, Re dell'Universo, ultima domenica dell'anno liturgico. Ma prima ascoltiamo il riassunto della settimana e il Vangelo di oggi, accompagnati dalla meditazione artistica di Monica Michelotti. La 33esima settimana del tempo ordinario ci ha accompagnati attraverso la lettura dei Vangeli di San Luca, in particolare dal capitolo 18 al capitolo 20. Ormai siamo verso la conclusione dell'anno liturgico e quindi stiamo affrontando tematiche di giudizio, tematiche di confronto sempre più serrato di Gesù con le autorità religiose. Lunedì 15 novembre abbiamo letto il testo di Luca 18, 35-43. È il cieco di Gerico che lo confessa Messia e poi lo segue sulla via. Però quel seguirlo sulla via significa in maniera proprio fotografica il discepolo che segue a Gerusalemme il Maestro. Martedì 16 novembre abbiamo letto il testo di Luca 19, 1-10, un altro convertito dell'ultima ora, Zaccheo, che lo accoglie a casa sua e riceve, proprio perché lo accoglie a casa sua, la salvezza che Gesù è venuto a portare. Il desiderio di vederlo, la disponibilità, la conversione. Metà di quello che ho lo do ai poveri, se ho frodato qualcuno do 4 volte tanto, neppure 2 volte come la legge, ma il doppio del doppio. Mercoledì 17 novembre abbiamo poi letto un testo molto significativo, il testo di Luca 19:11-28, che ci racconta la parabola delle mine, ma soprattutto ci racconta la modalità con la quale il Signore arriva a Gerusalemme dando ai suoi servi i suoi talenti, le mine in questo caso, perché molti, questa è l'introduzione di 19:11, pensavano che il regno di Dio si manifestasse da un momento all'altro. Invece ci sarà un affido di questo regno, ma poi anche un momento di vero giudizio e effettivamente i versetti finali parlano di un giudizio abbastanza anche cruento, tra l'altro. Giovedì 18 novembre abbiamo letto un testo particolare, il testo di Luca 19:41-44, che è il pianto di Gesù su Gerusalemme. Ormai il tempo dell'accoglienza non c'è più, ci sarà il tempo del giudizio, cioè la consegna da parte di Dio della città santa ai suoi nemici e quindi il ritiro della sua protezione. Venerdì 19 novembre abbiamo letto in continuità il testo di Luca 19:45-48. È il testo famoso della purificazione del Tempio, dove il Signore dice: non fate della casa del Padre mio una casa di preghiera, non fate una spelonca di ladri, e quindi non fate un'occasione di commercio. È evidente che tutto questo innalza il livello di confronto anche con le autorità, e così sabato 20 novembre abbiamo letto il testo di Luca 20:27 seguenti, che è il discorso che portano i sadducei sulla resurrezione dei morti. È evidente che questi confronti, diciamo, diretti e soprattutto pubblici tendono a impoverire l'autorità di Gesù, ma egli non solo chiude la bocca ai sadducei, ma mostra quanto siano lontani dal comprendere le cose del Signore. Così dunque, la 33esima settimana del tempo ordinario. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» Pilato disse: «Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?» Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?» Rispose Gesù: «Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque dà la verità ascolta la mia voce». Le letture che ci sono proposte oggi
sono tutte orientate verso il proclamare la sovranità di Cristo su tutto ciò che esiste. La prima lettura e la seconda lo fanno attraverso un linguaggio che è proprio dell'apocalittica. L'annuncio del compimento del piano di Dio che è realizzato da colui che deve venire. Il libro del profeta Daniele parla del figlio dell'uomo, il libro dell'Apocalisse in modo esplicito parla della vittoria di Cristo. Un linguaggio apocalittico per farci guardare al compimento, alle ultime cose, al giorno ultimo nel quale si manifesta pienamente l'opera di Dio, un'opera che è totalmente in positivo perché il piano di Dio è quello di rinnovare tutte le cose che sono secondo la sua volontà, facendo scomparire, annientando ogni traccia della presenza del male. È un linguaggio anche fortemente consolatorio verso ciascuno di noi. Siamo invitati a guardare al futuro con speranza, sempre e comunque. Non ha importanza quanto le cose possano essere difficili, quanto la vita possa essere faticosa per l'uomo. Quello che ci viene annunciato attraverso queste letture è il fatto che, per quanto possano anche manifestarsi sconvolgimenti della natura, tuttavia l'esito è un esito positivo perché è segnato dalla presenza di Dio, dall'opera di Dio che si compie. Così potremmo dire similmente il Vangelo di oggi, che è un po' il cuore dell'interrogatorio che ci viene raccontato nel Vangelo secondo Giovanni, vissuto da Gesù da parte di Ponzio Pilato. Il Vangelo di oggi ci mette da un lato la signoria, la regalità del Cristo, una regalità che si manifesta però attraverso una via che in questo mondo è caratterizzata dalla debolezza, dalla fragilità, dalla docilità, dal anche mettersi nelle mani di coloro che sono i peccatori. Il piano di Dio in questo mondo si manifesta già ora, poi si manifesta non secondo la logica del mondo, ma secondo una logica che è quella di Dio, che deve essere anche appresa, imparata da noi e con la quale dobbiamo confrontarci. Tuttavia, non di meno, nonostante che il Cristo in questo mondo si sia manifestato nella debolezza, nella fragilità, si sia lasciato consegnare nelle mani dei suoi avversari, tuttavia rimane vero che lui è il Re, lui è il Cristo, lui è il sovrano dell'universo. Questa signoria a tempo opportuno si manifesterà in modo, potremmo dire, esplicito, definitivo. Tuttavia già ora è presente per coloro che riconoscono che il Cristo è il Signore, coloro che ascoltano la verità, coloro che ricercano la verità, coloro che sono nella verità. Allora tutto questo già si compie adesso in una vita che punta alla comunione con il Cristo in vista poi di un compimento definitivo. Per tutti gli altri vi sarà un giudizio, come spesso viene annunciato dall'Evangelista Giovanni, che però avrà sempre il Cristo come termine di confronto. Per oggi ci fermiamo qui, vi auguro una buona domenica e un arrivederci alla prossima settimana.